Pescara, capitale del G7, ma oggi anche dei no G7. Nel pomeriggio si sono infatti dati appuntamento in città, al teatro Cordova, alcuni degli intellettuali più critici e degli esponenti più in vista dell'universo pacifista italiano. Tra questi, in presenza o in videoconferenza, padre Alex Zanotelli, Monio Vadi, Alberto Negri, Elena Basile, Bifo, Sumailia Diawarà e Paolo Cacciari. L'iniziativa, una tavola rotonda sulla guerra globale e sulle bugie del piano Mattei, è stata organizzata dal coordinamento No G7 di Pescara, che domani terrà anche una manifestazione che racchiude oltre 45 sigle di partiti, sindacati, associazioni e movimenti. Il G7 è schiacciato, eh, è schiacciato su un'alleanza che è quella eh, atlantica e europea atlantica che è quella sotto l'ombrello della Nato, che si contrappone al resto del mondo, eh, sia in termini di riarmo, di armamenti, eh, sia anche in termini economici. Il G7 eh, onestamente eh, mi fa un po' anche di compassione, non so come dire. In questi stessi giorni si stanno eh, incontrando in una città della Russia i BRICS, eh, e cioè il resto del mondo. Solo che il resto del mondo ha ormai superato in tutti i campi, anche in quello economico, i G7. BRICS sta per, sta per Cina, India, Brasile, Sudafrica e ci sono almeno 20 altri eh, paesi del mondo pronti a entrare nei BRICS. Questo G7 è proprio fuori dalla storia, è fuori dalle tendenze eh, fondamentali sia economiche sia geopolitiche. Del, del, del nuovo mondo, sta nascendo un nuovo ordine mondiale che non ha più nell'Europa e negli Stati Uniti il proprio centro. Sumaila Diawarà, attivista politico mailiano che ha sperimentato sulla propria pelle nel viaggio attraverso Algeria e Libia le violenze e le torture di chi emigra in cerca di un futuro di pace, boccia drasticamente l'approccio strategico del Piano Mattei. Approccio che l'Italia punta ad ergere a modello di cooperazione con i paesi del continente africano anche nell'ambito del G7. Approccio neocolonialista, dove si decidono tutto. E senza consultare gli stati africani capire cosa hanno bisogno ma si prendono delle decisioni in maniera unilaterale e poi tentare di imporre queste decisioni agli stati africani e se vuoi aiutare una persona credo che bisognerebbe sapere mh, e dalla persona cosa abbia bisogno e cosa serve per il suo futuro altrimenti eh, la solita politica neocolonialista che non potrà risolvere eh, i problemi. Si parla di migrazione e non si parla mai delle cause a partire dalle guerre, nessuno si pone la domanda, le armi non si fabbricano in Africa, dalla corruzione, e dalle dittature, si parla di democrazia e si continua a appoggiare le dittature.